Benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Nicola Guardo e oggi siamo su Formula 1 2019. Allora, io questo gioco non lo comprerò di sicuro, no perché è bellissimo, sì, ma siccome siamo al 2020 aspetterò Formula 1 2020 già che ci siamo. E quindi, ok, facciamo una nuova carriera, aspettate che mi siedo. La tua carriera in Formula 1 2019 inizierà scegliendo una scuderia di Formula 2. Correndo per questa scuderia vivrai alcuni dei momenti chiave di una stagione di Formula 2. Un campionato carico di emozioni, ma anche un trampolino di lancio verso la Formula 1. Alla conclusione del campionato cadetto, le scuderie di Formula 1 ti offriranno dei contratti, i cui termini dipenderanno dalla scuola di piloti scelta e dalle prestazioni ottenute in Formula 2. Potrai quindi iniziare la tua carriera in Formula 1 e scrivere il tuo nome nella storia dei motori. Ok, bene. Bene. Allora, io vorrei scegliere la la Trident. Aspetta un attimo, Trident Ferrari, ok. Ok, avvia sessione. Siamo con Devon Butte e Lucas Webber. No, io sono con Webber, no. Ah no, mi sono scudo compagni, giusto. Lui è avversario per noi. Bene. Come lo sapete della mia vita, amo la Formula 1. Ve l'ho magari spiegato nel video di Horizon. Ma amo la Formula 1, cioè è il mio sport preferito. Il nuovo pilota Trident è saldamente in testa. Devon Butler non vuole darsi per vinto. I due continuano a lottare testa a testa in queste prime gare di campionato. Wow. Guarda, grafica. Ma qualcosa non va, Butler cerca di approfittarne. Forse è un guasto meccanico. Sta riprendendo velocità, resta dubbio sulla natura del problema. Riuscirà a finire la gara? Sì che ce la facciamo. Sembra essere un problema del turbo. Hai una velocità di punta ridotta, ma sei quasi al traguardo. Puoi ancora lottare per raccogliere punti. Avanti, non arrenderti. Fa del tuo meglio, siamo tutti con te ora. Ok, ha fatto la corsa. Le corse sono piccolette. Si sta avvicinando, cerca il sorpasso. Ripeto, Lucas vuole sorpassarti. Come il personaggio si chiama Guardo? Oh cacchio! Ripeto, il tuo compagno di scuderia vuole sorpassarti. So che non vuoi perdere posizioni, ma ora che sei senza turbo è lui l'unico in grado di guadagnare punti in classifica. Se lo blocchi potresti danneggiare la scuderia. Vabbè, basta di ste minghie là. Perfetto, ora Lucas può attaccare. Perfetto, ora Lucas può attaccare. Sta merda. Oddio mio, che merda che guido! Il distacco da quella dietro è fuoco, si chiama questo. Secondi. Non posso mai battere uno che si chiama fuoco. Vai bella macchina mia. Dai! Madonna, oh! Aspetta. Mi sono fatto un indietro nel tempo. Aspetta. No, tutto no. Abitacolo, viene meglio. Ma che figa testa visuale! Cioè, ma che schifo di guida faccio? Oh, questo è un po' meglio, dai.
Ho sentito che siete poco, dall'abitacolo. Vabbè, noi siamo dei pro, vero Mare? Pro tra virgolette, va, pro una sega. Vai, cacchiarola. Sì, vabbè. Meglia. Vabbè, si è cercata. Madonna, ma che schifo. Cioè, stavo cercando di andare. Mica, da quando è che non gioco a Formula 1? Sono scarsissimo. Sì. Mettiamoci. No, non si può fare. Muso, ala. No, ala, abitacolo, podo TV. Ecco, non si poteva vedere da qua, è impossibile. Almeno qua vedo Gunther. Ciao Gunther, salutami nel ghiaccio. Oh! Porca puttana troia. Ok, il distacco da quella dietro è 2,4 secondi. Ma ma sei stupido. Sì, vabbè, sì, certo. Vabbè, va. Aspettate un attimo, è preimmediato. Ok, vediamo da qua. Maronna, che schifo di guida, oh, c'è. Cioè, in Formula 1 non me ci mettono qua, oh. Cioè, mi resto a camera nel resto. L'RDS è bello. Aspetta, anghia. Aspetta, dov'è il flashback? Ecco il flashback. L'RDS poi l'avvio quando sono a me più dritto. Ecco RDS. Senti che fa un buon nome di merda, cioè. Ci date nella Formula 2 già c'è quel coso là. Sei all'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Gli altri 17 sono 20, fatemi domande. Questo il cordo l'ho preso. Meh, benzina. E non posso neanche cambiare la miscela, perché nella Formula 2 ci sono una miscela. Madonna. Lucas Webber. Giro dalla gara Trident. No, Lucas Webber con Trident. Ma come bandiera a scacchi se siamo ancora al 17° giro? Ma... Oh, una cupa di cinque l'ho fatta.
calmo. Stai calmo, stai coglione, che ti viene a sberla. Distacco dall'auto dietro, 18. Madonna, che schifo. Che sfortuna, non era la nostra giornata. Non era la mia giornata, oggi è una giornata di merda, è una giornata. Splendido lavoro da parte della Trident, che oggi conquista una vittoria storica. Davide, quali fattori hanno fatto la differenza oggi? Credo che la capacità di adattarsi alle circostanze sia stata cruciale per la vittoria. Mantenere la calma e il polso della situazione, senza rinunciare all'aggressività quando necessario e affrontando ogni possibile crisi a mente lucida. È una capacità di adattamento che non potrà che tornare utile nel prosieguo della stagione, se mantenuta agli stessi livelli. Bene. Oh, sto gioco è veramente bello. È il momento che tutti aspettavamo per uno dei podi più sorprendenti degli ultimi tempi. Ah, Webber è eccezionale per la Trident. La scuderia ha compiuto passi da gigante in Formula 2 e oggi ha dimostrato non solo di poter competere ad armi pari, ma anche di poter puntare in alto. Congratulazioni a tutti. Ah, che figa sta scena della Formula 1. Vabbè, 2, guarda come cazzo se la si dice. Vabbè, nelle corse, sinceramente, quando vinci quando vedi il podio, fai un bagno di champagne. Dai, andiamo alla cazzimma. E dopo questa gara, ripetiamo la situazione della classifica. Basta. Del che il video poi i muti poi scalano. Ok. Eccoti. Gara entusiasmante. Che ti piaccia o no, sei entusiasmante. Quindi ti ho trovato un'intervista. Guarda, sono sempre fuori pista. Okay, molto entusiasmante, però bellissimo, guarda. Una gara ricordo, potentissima. Tutto ciò che riveli alla stampa diventa di pubblico dominio. Quindi, che detto? Con calma, concentrati sulle parole e pensa a come le interpreteranno, ok? Sì, ok, siamo ok. Pronti. Bene. Sai, Emma continua a ripetermi che questo sarà il tuo anno. Se è così, preparati a infinite interviste. L'importante è essere se stessi. Rispondi alle mie domande e andrà tutto bene. Okay, bello quella che l'ha messa sulla tetta sinistra parte. Della intervista. Perfetto. Quel pezzo là. Ci sei? Gara vincente oggi. Raccontaci cosa ne pensi. Allora. È il tuo terzo weekend con Lucas. Come vi state trovando? Questa dico. Però è venuto bene. Cosa hai provato quando ti hanno chiesto di lasciare la posizione a Lucas? Beh, faccio questa. Ottimo, ed è tutto. È che non riesco a leggere in tempo, per questo non. Cioè, quindi sparo un po' a caso. Ok, vediamo che dice Webber. Ehi, senti, so che non è stato semplice lasciarmi passare, ma era giusto così. Hai fatto un buon lavoro. Già, grazie, penso che sia andata così, amico. Buono, ma non ottimo. Se non ci rompe la minchia tu. Solo uno su sei va in Formula 1. Gli altri 5 si lasciano soffiare i punti dai compagni di scuderia ben dotati. È un peccato che tanti bravi piloti sacrifichino la carriera per la scuderia. È per le scuderie che siamo qui. Sì, ma siamo noi piloti a correre i rischi. Noi meritiamo una ricompensa. Hai mai vinto in Formula 1? Così pensa un vincente. E ricordami, tu quante gare di Formula 1 hai vinto? Aspetta e vedrai. Alla fine del campionato sarò io sul podio ad alzare la coppa e senza i regalini del mio compagno di scuderia. Ok, ci rinuncio. Pensa a quello che vuoi, Dev. Ma per me è ancora presto. Allora, o lui è molto furbo o tu sei un pollo. Credi che se fosse nella stessa situazione farebbe lo stesso per te? Comincia a pensare per te. Nessuno lo farà. Senti, stronzo, non so che sei tuo padre, sai? Butler, ti distruggo, cioè proprio ti prendo la macchina, pum. Vediamo la cazzimma. Ma perché la chiamo cazzimma? Dici cazzin, non cazzimma.
Ma... La lavazza! Vediamo. Ok, questo è un bel Trident. Vediamo. Ah, le pesa male, coglione. È incredibile. Devo battere. Ma parlo per me, cioè io sono per il titolo. Vuole impedirgli di passare a tutti i costi. Andiamo. Ha brutto stronzo. Butler gli ha tagliato la strada. Non poteva evitarlo in nessun modo e guardate, i danni sembrano seri. Brutto stronzo. È stata una manovra no, perso tempo. Eccesso di aggressività, ma no, ambare, persi tempo. Ambare. No, quello sono io pure. Chiudo il meschino. No, no. Forza, sei ancora in gara. No, battersi meta proprio. No, no, battere la vita reale no, perché c'entra, cioè non penso sia così nella vita reale. Però nel gioco è grandissimo, un figlio di buona donna proprio. I commissari di gara hanno inflitto uno stop and go di 5 secondi a Devon. Forza, puoi ancora riprendere, puoi ancora batterlo. Mamma mia! Ho fatto un sorpasso epico. Vedere il punto perfetto. Aspetta, va bene qua. Hai rischiato troppo sui limiti di pista. Hai ricevuto 3 secondi di penalità. Devon è in box per la sosta. Dai, box, box, box! Nel box! Sei finito nel box! Nel box! E ci vedo anche catenato! Che sta ricordando sta canzone? Quella di Dito. Fanno gli minchia, sto facevo volendo e morivo, cioè! Se facevo fanno giri fuori in quel modo! Dai Devon! T'ammazzo! Ti prendo! Ti vengo a prendere, bastardo! Il bagno dietro di te è 7,7 secondi. 7, ma sono 57 secondi. Ma ora come mi sono gasato? Che distacco ho fatto a quello? Aspetta, rifacciamo la scena. Rifacciamo la scena. Ecco qua, così mi faccio tutta la cassa, la pista. Devon è al sesto posto, P6. Dai, dai, dai che lo prendo, dai che lo prendo quel pesta di cazzo. No, no, Butler. Il mio parere deve perdere. Ma lo come mi stai sul culo? Nel box, figlio, nel box, nel box. Devon ha 5 posizioni di vantaggio su di te. Quanto mi dà fastidio. Aumenta di pochi decimi a giro. Questo cubo ha fatto parecchio. Devon è al sesto posto, P6.
Dai, 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 corri, 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 per favore, ti prego, corri, minchia. Io quello lo prendo, io quello lo prendo. Dai, che lo prenda quello coglio. Non è Butler. Quello è Dele Straz. Per ora Devon è quinto. Finisci ultimo, mezza casi. Lo scudere è importante, vero? Come cazzo si chiama quello? Porca trova, mi viene il nome. Webber. Vero Webber, che scudere è importante, mare? Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. RDS! Vabbè, scusa, non faccio più. Testa di cazzo, rola di borda. Mille sorpasso! Dai, questa non l'ho tagliato, dai, era abbastanza sulla pista, dai, questa non l'ho tagliata. Devon ha 5 posizioni di vantaggio su di te. Se quello lo riesco a prendere hanno 4 posizioni di vantaggio e lo potrò finalmente arare. Maledetto. Figlio di su che minchia. Carne fresca. Nel box, sei finito, nel box. Basta questa canzone. Devon è quinto. E perdi, stronzo. Aspetta. C'è la mano su Ali, ma perché c'è la mano su Rati? Ah, c'è Russell. Russell è, si è messo in Formula 1. Spank. Ah. Madonna. No, troppo avanti. Troppo avanti. Manchia, vabbè. Oh, lo stava superando a Kid. Oh, porca troia. RDS, vai. Quindi non lo prenderò mai. Ci manco sta a prendere Ghisco. Chi sta qua? Este cazzo. Bravo. Così si gioca. Dovevo prenderci la mano. Ah, questo è l'ultimo, dopo questo è l'ultimo giro. Non lo prendo a Butler. Ah, giuro che pensavo fosse quello a destra, quello a sinistra. Sei il contagio in 4 posizioni. Aspetta, madonna, queste mani. Devo mettere la guscio. Non lo tagliare sotto, dai. Me lo mangio. A spazzo. Adesso cosa dà, non ammetto. Vabbè, l'ho presa male, ho messo le RDS. Per ora Devon è quinto. Però Devon è quinto, deve andare ultimo. Questo video non vuole offendere nessuno ovviamente. Né a Russell, né a Butler, né a Gargamella, né niente.
Questo è un video ironico. Ha vinto Lando Norris. Vai, vai, corri. Evon ti precede di 3 posizioni. È ormai per l'ultimo giro questo. Vabbè. Però ottavo niente male, dai. Per partire ultimo, come al solito. Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. Con me. Diamo la cazzimma. Vabbè, basta. Ed ecco i trionfatori della giornata. In passato basta. La Carlin ha portato avanti alcuni dei massimi talenti della Formula 1. E ora vediamo come questi risultati si riflettono. Ok. Prova sfortunata oggi. Che cosa puoi dirci? Menghia! Aspettate. Allora, dico l'incidente dopo. Con Devon ti ha fatto perdere molto tempo. Il risultato finale ti ha deluso? È scandaloso. Perché, allora... Pensavi di riuscire a riprenderti la posizione su Devon? Sì, speravo. Tu e Lucas avete fatto incetta di punti ultimamente. C'è qualche chance di assicurarsi il campionato? Ti ringrazio. Ok. Dicevo, con una gara che ho finito ultimo... Una gara che mi prevede una bella sfortunata. Ma io non lo so. Cioè, va bene che con le priorità ero decimo, non ottavo. Ma cazzo però. Madonna. Ehi, Devon. Devon, aspetta. Non ho ora da fare. Ehi, che ti salta in mente? Davvero? Devo festeggiare la mia grande prestazione. Abbiamo visto che hai fatto. Ed è irresponsabile. Meritavi la bandiera nera. Invece no, non ho commesso infrazione. Ti sei messo sulla mia traiettoria. Ci si poteva far male. Invece non è successo. Che cosa vuoi da me? Vorrei che la smettessi di creare situazioni pericolose. Ascolta, i contatti succedono, ok? Ho preso la penalità. Ho mantenuto la concentrazione, sono rimasto calmo e ho vinto. È così che si corre. Dovrei prostrarmi ogni volta che prendo un rischio? Vuoi fare il commissario di gara? Allora smetti di correre e cambia mestiere. Fino ad allora... Non ti devo. Devon, non hai capito. Non è con me che dovresti scusarti. Senti. Con me. Una volta che sei sul tracciato, devi pensare solo alla vittoria. È così che si corre. E comunque, nonostante la mia penalità, non sei riuscito a battere. Per cui niente rancori, ok? Io non ne servo. Sorridi. Che stronzo! Ha delle stupezze in merda. No, dai, ma non ci credo. Veramente, questo è un grandissimo figlio di maiala. Che schifo che fa questo. Che schifo. Finalmente siamo qui ad Abu Dhabi, una dopo l'altra le gare in... Basta, basta. E che spacchio. Siamo all'ultima gara della stagione. Ti sarà sufficiente chiudere con un piazzamento migliore di quello di Devon. Il campionato del mondo di F2 sarà tuo. In bocca al lupo. Sì, ma anche se vinco primo, vince sempre Devon. Che ingiustizia. Ci va bene che è la cazzimma, però cavolo. Cioè, non è vero che è la cazzimma. Però mi trovo male nelle mischie, Butto la Formula 1, che bello, se troppo equilibrio. Wow, corri. Madonna, scusa, vabbè. No. Io ai miei compagni di squadra non lo colpisco. Ok, finiamoci qua. Sei dietro Devon di 4 posizioni. Vabbè, ti ho aiutato.
Calma. Collisione con Russell. Che sarà un russo di Bale Russia. Ma questo sei giri, ok, non è troppo. Troppo lungo, tra virgolette. C'è una nuova strategia disponibile su DMF. L'ala anteriore non è in buone condizioni, la tua prestazione di gara ne risentirà. Vabbè! Wow! Corre! Devon è in seconda posizione. No, Devon deve vincere! Devon deve perdere! Ciao coglione! Ciao! Testa di cazzo! Ti faccio così, ti faccio! Bastardo! Bastardo sei! Oh, chiedimi scusa! Coglione! A causa dell'ultimo incidente. Vabbè, basta, faccio, gioco serio, andiamo indietro, va. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Testa di minchia! Hai Devon davanti! Devon! Nuda! Sei un testa di minchia, sai? Mamma mia, che curva! Che curva! Parlo, io parlo. Perché parlo? Perché parlo? Ma perché devo parlare? Cioè, io perché mangio la lingua? Io non devo usare la lingua. C'è certo. Una nuova strategia disponibile sul DMF. Sul DMF? Non so manco che è. Bel sorpasso. Grazie. Questa è tutta maestria. Oh, che peccato! Io sto Butler e dopo The Wires, come cazzo di questo qua non mi ricordo. Che peccato! Mi piangeremo a casa della mammina! Testa di cazzo, così ti insegna a rompermi l'ala, bastardo! Ora chiedimi scusa! Testa di minchia! Per ora Devon è quinto! Devon è quinto! Madonna che prestazione del cacchio però! Madonna! Oh! Madonna, ma che... Ma non so guidare per niente! Mamma mia, oh, l'ho presa meglio finalmente. Ah beh, l'ho presa male, minchia, manco posso tagliare. Ehi, sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Scusa Alex. Senti, Alex, vai un attimo a guardare la scar. Hello! Devon è quinto. E meno male che è quinto, guarda. Prima può essere magari ultimo. Devon. Ah, cacchio! Le cuffie mi sono fatte. Ecco. Le cuffie. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè. Scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Non è un incidente. O tra la cevicina un po' la curva. Devon è quarto al momento. Ma un quarto. Io non so guidare. Ma come Devon è quarto? Questo battito va benissimo. Tanto hanno Norris, non so nemmeno se è il cugino di Chuck Norris. Chuck Norris fa il karate e l'anno Norris fa il pilota. Ma come quarto?
di Alessa Briglione, evviva! Ma sei scemo? No, batte e perdere, non posso avere. Ai! Madonna! Ma picchi! Non lo voglio, Devon! Devo seminarlo! Devon è quarto al momento! Ma come quarto? Beh, giustamente. Suca mia minchia, Butler! Scherzo, Butler, ma non penso sei quasi la vita reale, giusto? No, come Butler, terzo! Per guardare dietro, mi sono un coglione. Già batte ciò in quella raccuna. Ma come? Madonna! Oh porca puttana! Non l'ho presa raga! Oh mio Dio! Butler! Ma che stai così, scemo? Ma che sei, imbriaco? Guarda che imbriaca, non ne vediamo la Formula 1, eh! Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Ma quale incidente che hanno fatto questo incidente? Ho fatto il miglior giro sul... Vabbè, il giro un cazzo perché c'ho la penalità, porca puttana. Ma era buono se magari non facevo il deficiente in una pista. No, Butler mi ha superato. No. Non l'accetto. Madonna, perché non so guidare, cacchio rola. Ah, aspetta. Possiamo... No, madonna. No, aspetta, torno in mio. Vabbè. Vabbè, mio. Forse perché siamo in... Sì, vabbè, va. Oh, mi disse che ci voglia la mano. Come dire, ma che spazio fai? È stato lì. No, Devon, ti prego, lasciami in pace. Devon, non devi passare. Sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Aspetta, c'è una cosa, è che stavo, mi devo cartare là. Tu non puoi passare! Ma perché faccio Gandalf? Perché c'hanno i pedoni se ancora questo non è l'arrivo? Ok, ho fatto, sono team PG, sono. Ma l'avevo fatto quella di prima ovviamente, perché quella di brutta, prima era brutta. Ma dopo era brutta.
questo video per postarlo in metà 2 anni. Oh, oh no, Bat! Scusa, Mare, pensavo si... Devon è rientrato ai box, Devon ai box. Ah, nel box, sei finito nel box, e sei finito, hai incatenato. Scusa Web, pensavo fossi Butler. Bare fuori, ho fatto passare prima. Ora tagliamola. Oh, pia. Oh, frate, stai calmo. Un po' di rispetto per il tuo compagno di squadra. Un sorpasso del genere non ci serve. Bare, ma sto dicendo che... Ma non lo so. Senti, Alex, perché non ti hai il Madagascar e non ci rompe mica a me? RDS! Oh porca puttana, aiuto! Cioè io veramente. Io mi cago dopo con un compagno davanti. Torna ai box, la tua ala anteriore non reggerà per molto ancora. E vabbè. Webber! Si web! Ah si web, giusto! Lascio le mani a te, io vado ai box. Ci cacciamo! Saremo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. E se mi devo andare al box, che cazzo scordo a fare i secondi? Scusami. Ma allora sei normale, sei scemo. Menghia! Piano, per favore, piano, tieni quella difficile. Sì, ma collegate con Wise, ma quello è un azzosso però. Cosa si dice Wise o Uries? Vabbè, non c'è un po' mola con questo nome, non si pronuncia. Oh, porca puttana. Flashback. Torniamo indietro nel tempo con la macchina nel tempo. Me sono stupido, sono stupido. Bella mossa, ben fatto. È sarcasmo o è mi stai prendendo per il culo? Poi dopo questo video, poi dopo questa gara stacco, quando è finito ormai? Bravo Web, non ho capito. Che sfortuna, non era la nostra giornata. 19esimo! All'inizio della stagione in molti si chiedevano se avesse le Butler per arrivare in fondo.
alla fine ha smentito gli scettici. È stato un anno speciale, ora finalmente... Butler, ma sei la quinto! Del mondo di Formula 2. Ma non ha senso! Bella, merito di mera! No, ma vaffanculo. Cioè, secondo me Butler se li ha comprati. No, non volevo dire il suo incitamento. Maledetto, schifoso, bastardo. Quanto mi preso il culo. Questo risultato chiude anche i giochi per il campionato di Formula 2, diventando il campione di questa fantastica stagione. Una domanda per te, Davide. Chi è il pilota del giorno, a tuo parere? È difficile scegliere, ma direi De Letras. È bravissimo a sfruttare al massimo le gomme. E oggi la dimostrazione... Era ultimo! ...che conquista il mondiale costruttori. Battere era ultimo! Ma che prima posizione? Ma io non lo so! Ma almeno mettetelo in prima posizione, non che fa ste cose qua? Oggi è andata male, deve essere una grande delusione per te. Prima di questa gara la vittoria in campionato era a portata. Come ci si sente a perdere il titolo di un soffio? Dai, è stato un finale di stagione emozionante, ma non ha portato il risultato che speravi. Si parla di un possibile futuro in Formula 1 per te. Vuoi commentare? Ottimo, ed è tutto. Bene. Manchia. Ho fatto veramente schifo. No, la gara era ottima. Però quei bastardi me l'hanno completamente su. C'è altro che vi perso per un soft, perso perché sono coglione e non so guidare, cioè. Devon, molto a malincuore, ma lo ammetto, gran gara quella di oggi. Congratulazioni, anche male. Ma per chi? Per un secondo avrai pensato di potermi superare, ma la fortuna non era dalla tua. Oh, devo scappare, due paroline? Certo. Vaffanculo! D'accordo, beh, allora ciao. Bene, probabilmente lo sai già, ma se non lo sai, ti annuncio ufficialmente che l'anno prossimo correrò in Formula 1. Ora, non conosco ma i va? Piani, ma accetta un consiglio da amico. Da amico? Non provare Johnny. Certo, potresti ricevere un'offerta da qualche scuderia minore, una di quelle disperate. È passare la stagione in ultima posizione su di un catorcio. Ma non avresti la possibilità di sfidarmi. Invece, se rimani qui un altro anno... essendoci io, puoi avere qualche chance di vittoria. Allora sono sicuro che una delle scuderie importanti ti offrirà un posto. Come collaudatore. Ehi, Devon, c'è la stampa. Ma riguardati, ok? Ti odio. Visto? Dimmi il confronto con te. Restare in Formula 2 è ridicolo. Stavo ascoltando, ho sentito tutto. Mi spiace per lui. Ma sono certo che hai già delle offerte per la Formula 1. E se tutto va come penso, cavolo, si mangerà il fegato. Mamma la bezzicino. Bene ragazzi, questo video sarà il più lungo, appena che c'è la scuria e poi ai saluti. Non lo saluto. Allora, ragazzi, questo video sarà il più lungo che avrò mai fatto. Ma non potevo portare con voce la mia infanzia e probabilmente anche la vostra. Aspettiamo che facciamo sta cosa e poi dico cacciamo, eh? Formula 1, Ah, eccoti. Ma il personaggio era nero, non era bianco di cannagione. Siediti pure. È arrivato il momento di parlare un po' del tuo futuro. Ok. I risultati nell'ultimo campionato cadetti sono stati notati da molte scuderie di Formula 1. Non hai convinto proprio tutti. Ma non mi preoccuperei di chi hai e chi non hai convinto. Hai ancora molto tempo per impressionarli. Ma concentriamoci sulle offerte sul piatto. Possono diminuire se non mostriamo interesse. Come tuo agente, ti consiglio di prendere una decisione ora. Più avanti ci occuperemo dei dettagli e tutto quanto. Vorrei dessi un'occhiata a queste. Ti sei meritato ogni singola offerta. Leggile con calma, quando puoi. Ma non soffermarti sui particolari. Qua è nero, perché? In Formula 1.
Io Ferrari sa tutta la vita. Accetta contratto. Come scuderia facciamo Sainz Leclerc. Mamma mia che bello. Poi che bel nome, Leclerc. Ottima scelta. Bello. Dagli scambi che ho avuto con loro sembrerebbe. Basta, che abbiamo capito. Tu già ho capito la storia. Cioè, bravo, se hai scelto la la squadra giusta, il tuo cuore preferito, minchiate, questo non sento. Bene, questa non è una corsa, ora c'è un menu. Però, questa è stata la mia infanzia, anche probabilmente la vostra. Menchia ancora. E da Nicola guardo. Salta tutto, ti prego. Fatemi sai, vabbè, da Nicola guardo che ciao! Venga, mi chiedo. Sei qui. Scusa, stavo per uscire. Laggiù c'è.